No, faccio io l'indirizzo di saluto a te. Buongiorno a tutti. Non è neanche necessario invitarvi a prendere posto perché oggi siete già tutti quanti ai posti. E volevo, prima di dare la parola per un breve indirizzo di saluto al direttore generale del Ministero dell'Ambiente, il dottor La Camera, vorrei ringraziare i colleghi del Ministero per averci concesso, come al solito, l'auditorium per questa presentazione. E ringraziare ovviamente per la presenza qui il collega amico dottor La Camera, che è il direttore della direzione generale competente, che segue le iniziative poi su questa materia, ci segue con grande attenzione. E un saluto, un ringraziamento va a tutti coloro che parteciperanno poi nel corso della giornata alla presentazione dell'inventario delle emissioni, a Luca Mercalli, nostro consigliere scientifico, ai colleghi Contaldi e Peschi, il collega De Lauretis purtroppo non è qui per una esigenza personale, familiare dell'ultimo momento, ma ci saranno poi i colleghi che interverranno al suo posto. Un ringraziamento a Federica Fricano, ad Alessandro Carrettoni, che sono appunto dirigenti della direzione generale del Ministero, a Federico Brocchieri del Centro Mediterraneo dei Cambiamenti Climatici, a Stefano Caserini del Politecnico di Milano per il contributo alla giornata di oggi. Cedo la parola al dottor Francesco La Camera, non prima di aver ricordato che, come vedete, ci sono le telecamere, è un'iniziativa che viene trasmessa attraverso la nostra web television, e quindi coloro i quali non intendessero essere ripresi o non volessero divulgare eventualmente i contenuti sono pregati di comunicarlo alla segreteria organizzativa qui in fondo alla sala. Grazie anche a tutti i colleghi dell'ISPRA che hanno non solo collaborato alla redazione dell'inventario, e associo anche qui al saluto e ringraziamento i colleghi del Sistema Nazionale della Protezione Ambientale, ma anche a coloro che hanno poi collaborato, come al solito, attivamente, con puntualità e precisione, alla realizzazione di questo evento. La parola al dottor La Camera, a te Francesco per il tuo indirizzo di saluto, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi per aver organizzato questa occasione per presentare non solo il vostro lavoro sin qui fatto, ma anche, da quello che riesco a capire, delle iniziative future di particolare utilità. Si sono concluse la settimana scorsa le due settimane di lavoro a Bonn, di cui fra l'altro Federica Fricano, per quanto riguarda la mia direzione generale, e Carrettone per quanto riguarda la direzione CLE, che insieme a noi segue la parte clima, sia della parte domestica che internazionale. Insomma, ci combiniamo cercando di lavorare insieme e di coordinare il nostro lavoro. Io penso che sia molto importante questo lavoro. Intanto è un modello, perché il lavoro fatto dall'ISPRA su questo è un lavoro che servirà adesso al Ministero per offrire assistenza tecnica a 10 paesi, fra i paesi in via di sviluppo, in modo che sia possibile per questi paesi rispettare alcuni degli elementi contenuti nell'accordo di Parigi e monitorare l'andamento delle loro emissioni, il rispetto delle loro NDC e quant'altro, quindi assicurare la trasparenza del processo, che è molto importante per quei paesi che non hanno la capacità fondamentalmente poi ancora oggi di poter rispettare alcuni degli aspetti dell'accordo di Parigi. È un programma che abbiamo sviluppato insieme ai colleghi tedeschi, alcune associazioni non governative, è un programma che si chiama ICAT, abbiamo 20 paesi che ci dividiamo fra tedeschi e italiani, e finalmente l'ISPRA è in grado, dopo un lungo processo per tutte le lunghezze amministrative, di entrare nel vivo del lavoro. Per quanto riguarda
ciò che viene da Bonn, poi Federica e Alessandro vi diranno compiutamente, anche i colleghi della CMCC. Ci sta, come dire, il processo è inevitabilmente lento perché sono tantissimi paesi, troppi paesi, insomma, non troppi. Quando si lavora con 190, immaginiamo fra di noi dovessimo metterci d'accordo e sottoscrivere un testo, chissà quanto impiegheremo. Figuriamoci quando ci sono 190 paesi, funzionari che cambiano in meeting, quindi cercare di mettere tutti dentro, cercare di capire dove siamo. Però la cosa che è certa è che comunque si sta progredendo. E questo è un fatto certo. Poi questa sessione straordinaria che si terrà a Bangkok la prima settimana di settembre potrebbe aiutarci ad avere poi dei risultati significativi a Katowice, dove bisognerebbe scrivere questo libro delle regole, che poi sarebbe un decreto, quindi come un nostro decreto di attuazione di un provvedimento normativo, fondamentalmente. Si tratta di vedere come in pratica puoi calare l'accordo di Parigi nella pratica. E mi sembra di capire che poi ci sono anche interessanti iniziative, ecco, sarebbe, diceva Alessandro, che probabilmente riusciremo ad avere a livello trimestrale o quadrimestrale un aggiornamento di alcuni indicatori che possono essere utili. L'ISPRA sta lavorando accanto a noi, non ci teniamo che lavorare soprattutto con le istituzioni, quindi ISPRA ed Enea, per lavorare su questo piano energia e clima a cui sta dedicando grande attenzione la direzione generale CLE, che noi cerchiamo di aiutare in questo processo. Quindi sono sicuro che da questo incontro tutti noi riusciremo a essere aggiornati su quello che sta succedendo, e questa è la migliore cosa che possono offrire occasioni di questo genere. Quindi ringrazio Stefano e Alessandro per aver pensato a questo incontro e vi auguro buon lavoro. Grazie.